Ciao a tutti e bentornati in questa playlist. In questo secondo video andiamo a vedere che cosa sono le funzioni pari e dispari e soprattutto qual è il trucchetto per fare gli esercizi. Passiamo subito al pratico. Tutte le volte che vi viene data una funzione, per vedere se pari o dispari, oppure nessuna delle due, dovete andare a calcolare f di meno x. E se questo calcolo vi torna la funzione di partenza, allora deducete che la funzione è pari. Se invece viene la funzione di partenza ma con tutti i segni cambiati, quindi meno f di x, allora deduciamo che la funzione è dispari. Se non vi viene nessuna delle due ipotesi precedenti, allora possiamo dire che la funzione non è né pari né dispari. A livello grafico, se quindi non vi viene data una funzione ma vi viene dato il disegno, possiamo capire se una funzione è pari perché è simmetrica rispetto all'asse delle y. Per esempio questa qui. Questa funzione possiamo dire che è pari perché è simmetrica rispetto all'asse delle y. Se provate a immaginare di mettere uno specchio qui, sull'asse delle y, vedete che la funzione è esattamente speculare. Infatti questo pezzo è il simmetrico di questo rispetto a questo asse, quindi facciamo finta qui di avere uno specchio, e questo pezzettino è simmetrico a questo pezzettino. Quindi non abbiamo la funzione, non sappiamo nemmeno com'è fatta, però dal grafico riusciamo a capire che è pari perché rispetta questa simmetria. Viceversa, se non vi viene data la funzione, ma questa è simmetrica rispetto all'origine, allora deduciamo che è dispari. Ovvero, questa qui, se facciamo finta di puntare uno specchio qui sull'origine, è simmetrica rispetto all'origine, quindi possiamo dedurre che è dispari. Infatti questo pezzo qui, ribaltato sull'origine, equivale a questo pezzo qui. Quindi graficamente simmetrica rispetto all'asse y, pari, simmetrica rispetto all'origine, dispari. A livello di conti andiamo a fare un esercizio pratico. Abbiamo questa funzione, dallo schemino che vi ho fatto dobbiamo andare semplicemente a sostituire al posto di x meno x. Quindi andiamo a fare tutti i passaggi. Basta riscrivere la funzione e tutte le volte che vedete la x dovete scrivere meno x. Io uso sempre le parentesi tonde, così poi gli esponenti li scrivo fuori. Quindi facendo i calcoli, meno x tutto elevato alla quarta, vi ricordo che quando elevate meno qualcosa a una potenza pari, questa diventa più qualcosa e quindi viene 3x alla quarta. Stessa cosa, meno x tutto elevato alla seconda fa più x alla seconda. Con il meno che c'è davanti diventa meno 2x alla seconda. Il più 5 lo ricopio. Andiamo a vedere che cosa ho ottenuto. È esattamente la funzione di partenza. Quindi scrivo che f di meno x è uguale a f di x. Deduciamo che la funzione è pari. Andiamo a fare un altro esercizio. Questa volta abbiamo questa funzione. Come sempre dobbiamo andare a fare f di meno x. Abbiamo detto che devo andare a sostituire il posto di x meno x. Quindi qua diventa meno x tutto alla terza. E qua diventa meno x. Facciamo i calcoli. Meno qualcosa elevato a una potenza dispari, vi ricordo che a una potenza pari diventa più qualcosa, a una potenza dispari diventa meno qualcosa, quindi meno x alla terza. E questo lo ricopio. Che cosa abbiamo ottenuto? La funzione di partenza aveva x alla terza, mentre qui ho meno x alla terza. Qua c'era più x, mentre qua ho meno x, quindi ho proprio la funzione tutta cambiata di segno. Poiché f di meno x è uguale a meno f di x, in base a questo schemino possiamo dedurre che la funzione è dispari. Andiamo a vedere l'ultimo caso. Ho una funzione fratta, andiamo come prima a calcolare f di meno x. Al posto della x, sia sopra che sotto, sono andata a mettere meno x. Ora facciamo i calcoli. Sopra rimane così. Sotto meno x tutto alla seconda diventa x alla seconda, più 3 lo ricopio. Cosa noto? Allora, sopra avevo x e qua ho meno x, poi più 1 è rimasto più 1 e sotto è tutto uguale. Quindi qui deduco che non è né uguale alla funzione di partenza né alla funzione di partenza cambiata di segno, perché per essere cambiata di segno dovevo avere meno x meno 1, cioè tutto segno meno al numeratore, perché in una funzione fratta quando cambio di segno le cose sono due: o cambia di segno solo il numeratore o cambia di segno solo il denominatore. Nel nostro caso io qui avevo meno x,
per essere dispari devo avere meno 1. Quindi siamo nel terzo caso, la funzione non è né pari né dispari. In questo modo siamo in grado di determinare se una funzione è pari, dispari, né pari né dispari, sia facendo i calcoli, sia guardando il grafico di una funzione. Ecco qua gli esercizi che vi ho preparato. Siete pronti? Azionate il cronometro e fate più esercizi possibili in 2 minuti di tempo. Scoprirete che bastano pochi minuti per raggiungere ottimi risultati. Eccoci qua! Se i video ti sono stati utili e se gli esercizi ti sono serviti, fammelo sapere. Hai visto la novità? Ho creato una nuova playlist che si chiama FAQ, dove trovi tutti i video di esercizi specifici che alcuni di voi mi hanno chiesto. Quindi, se anche tu hai bisogno di un video ad hoc, di un esercizio o un argomento che magari non ti è chiaro, scrivimi su Facebook, Instagram, TikTok. Trovi tutti i miei riferimenti qui sotto e farò in modo di caricarne uno anche per te. Io ti saluto e ti aspetto al prossimo video. E ricordati che se non sei ancora bravo in matematica, è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.